Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi non sono a casa mia, come potete vedere, sono a casa dei miei genitori. Io volevo farvi vedere la collezione di teiere di mia mamma, perché lei ha veramente un sacco di teiere tutte particolari. Le ho messe tutte qua vicino a me sul tavolo, le devo maneggiare con molta cura perché sono molto delicate, molto fragili, sono tutte di porcellana, di ceramica, quindi insomma devo maneggiarle con cura, ma piano piano ve le faccio vedere. Partiamo da quelle piccoline perché anche delle mini teiere e poi vi faccio vedere quelle più grosse. Come prima mini teiera vi faccio vedere questa che ha la forma della casetta, una classica casetta inglese, comunque una casetta di quello stile, diciamo. Ha proprio la porta, come potete vedere, c'è la porta, c'è la scritta Anna House, casa di Anna, boh, non so chi sia Anna, comunque molto carina anche questa secondo me. Poi anche da questo lato ha un'altra porta, insomma il coperchio che è fatto a forma di tetto della casa, quindi la trovo comunque molto carina, anche se questa l'ho vista in vendita in tanti negozi, in realtà abbastanza diffusa, però insomma comunque ha degli elementi di originalità. Poi vi faccio vedere questa che ha la forma dell'elefante, quindi questa non ha particolari lavorazioni sulla ceramica, però ha una forma particolare perché come potete vedere ha proprio la forma dell'elefante. Qui dalla proboscide esce il tè, ha ovviamente il suo coperchio, le orecchie, l'avvicino sperando che la vediate il meglio possibile, anche se purtroppo questa essendo bianca viene abbagliata dalla luce che ho davanti, quindi insomma spero che comunque riusciate lo stesso a vedere qualcosa. Poi ve ne faccio vedere un'altra piccolina che avevo regalato io a mia mamma, che è questa. Questa è blu, ha i disegni orientali sul fianco, un manico in finta canna di bambù, perché questo è in realtà di plastica, però riprende diciamo il bambù, e dall'altro lato invece tinta unita. Questa mi piaceva tantissimo, ho pensato di regalarla a mia mamma per la sua collezione perché la trovavo comunque originale con questi disegni così stile orientale e mi era piaciuta tantissimo. Adesso vi faccio vedere delle teiere un po' più grosse, diciamo di forma un po' più normale, sono quelle che lei comunque ogni tanto credo che utilizzi anche per fare il tè. Questa che ha dei disegni orientali, però questa volta solo fiori. Quindi i classici fiori giapponesi, cinesi, insomma di questo genere qua, e la trovo anche questa molto carina. Sul coperchio ha questo tipo di motivo, ha poi altri fiori, quindi insomma è veramente una teiera, secondo me questa molto carina, anche se di forma classica. Adesso invece ve ne faccio vedere una che è un po' meno classica, perché ha la forma quadrata, ma io la trovo bellissima. È questa, è nera. Ha questo disegno sul lato e poi sull'altro lato ha questo tipo di disegno, quindi anche questi comunque in stile orientale. Questa volta ha il manico di bambù e poi ha il coperchio azzurro che va a riprendere anche l'interno della teiera perché anche l'interno è azzurro. Questa mi piace tantissimo, è la mia preferita perché appunto con questo motivo orientale, così con questa forma quadrata, nera, insomma nera e azzurra, la trovo veramente particolare. Poi è profilata di arancione perché se voi notate dal coperchio e qui dal beccuccio è profilata in arancione. Quindi questa è veramente secondo me bella, particolare e sofisticata. Ce n'è un'altra che mi piace tantissimo, che è pesantissima da sollevare, che è questa. Questa è veramente pesante, io credo che sia di ghisa, perché solo la ghisa ha un peso veramente di questo genere, quindi credo che sia originale di ghisa e mi piace tantissimo perché mi ricorda proprio quelle teiere di una volta, quelle piatte. E questa appunto ha questa forma così piatta, ha il manico che si muove, quindi potete spostarlo come volete ed è veramente molto particolare. In rilievo ci sono questi puntini neri, questi qua sono tutti in rilievo ed è veramente particolare. A me questa teiera piace tantissimo, dentro ha il suo filtro, quindi voi potete andare ad inserire il tè direttamente nel filtro e poi andarlo a versare nelle tazze. Quindi
È una teiera che, se vogliamo, è anche funzionale. Io non so se questa mia mamma l'abbia mai utilizzata perché è veramente pesantissima, quindi non è molto funzionale, però è veramente bella. Poi ve ne faccio vedere una piuttosto sgargiante perché è tutta dorata, eccola qua. Questa è piuttosto sgargiante, fa anche da specchio, quindi probabilmente vedete anche l'altra parte della stanza. Comunque questa non so se gliel'hanno regalata o se l'abbia comprata, non ne ho idea. Però insomma è un po' sgargiante. La forma è classica, una classica teiera rotonda, quindi non ha niente magari di particolare nella forma, però è una teiera dorata, quindi molto molto appariscente e sgargiante. Poi ce n'è un'altra che le ho regalato io, che è questa, che è arancione, ha questi motivi sul bianco che voi ora non vedete perché c'è il riflesso, forse così vedete meglio, ecco. Ci sono questi disegni così sul bianco, c'è il manico di bambù e il coperchio. Questa ha una forma un po' particolare perché, diciamo, è un pochino allungata verso l'alto, quindi secondo me, è carina, originale per la forma. Poi, vabbè, il disegno che c'è sopra è carino, sicuramente magari meno originale rispetto alle altre, però mi piaceva molto la forma, quindi quando gliel'ho regalata più che altro l'avevo scelta per questa forma. C'è poi un'altra teiera che mi piace tantissimo, che è questa. Questa è molto più grande, molto più lunga, quindi ha diciamo una forma che forse non è proprio quella della classica teiera, però comunque ha dei disegni sopra che sono veramente bellissimi. Ci sono queste due donne giapponesi o cinesi, non so, comunque orientali con l'ombrellino. C'è questo tipo di paesaggio qua disegnato sopra. È molto rifinita. Tra l'altro, questi disegni qui sono in rilievo, quindi se voi passate il polpastrello sentite proprio il rilievo del disegno. Ed è veramente molto molto bella con questi colori sull'azzurro verde. C'è poi il coperchio anche che è molto ben rifinito, fatto in questo modo. Quindi insomma questa secondo me è proprio bella, proprio particolare. Infatti lei questa la tiene nella vetrina in bella vista perché davvero è molto molto bella. Poi sempre sui toni azzurro, giallo, qui c'è anche del verde, ha questa che è tutta così squadrettata, anche questa è lunga, quindi non è la classica teiera tonda più piatta, ma è un po' più lunga, quasi cilindrica direi, che ha questa particolarità appunto della scacchiera in verde azzurro. Adesso a voi forse sembra giallo con la luce, ma in realtà la scacchiera è verde azzurro e gialli sono tutti, diciamo, le rifiniture che trovate sul coperchio, sul beccuccio e sul fondo, oltre che sul manico. Comunque anche questa è molto particolare proprio per questa forma così allungata. Poi mi sono tenuta per ultima due teiere che hanno, oltre alla teiera, la tazza di sotto. Sapete che vanno di moda adesso queste teiere così con la tazza sotto. Questa è proprio una mucca classica, vedete c'è il muso della mucca, ovviamente la pezzatura della mucca, qui ci sono anche le zampe che sono in rilievo, quindi queste sono proprio in rilievo e c'è la teiera sopra e la tazza sotto, quindi queste adesso vanno veramente tantissimo di moda. E se la mucca era forse una cosa meno originale perché si vede tante volte, sicuramente più originale è questa perché è una coccinella. Questa qua è proprio una classica coccinella, dietro ha proprio il classico, diciamo, motivo, quello che riprende la coccinella, quindi sfondo rosso e macchioline nere, poi c'è la testa della coccinella, ovviamente ha anche qui le zampe, qui vedete, forse non vedete bene perché è sul nero, comunque ha le zampe che escono fuori, ha le mani e la testa con la cuffietta e le antenne. Questa è veramente particolare, anche questa si divide tazza e teiera, però sicuramente rispetto alla mucca è molto molto più originale perché io a forma di coccinella in realtà non l'avevo mai vista, mentre quella con la mucca l'avevo vista tante volte. Queste sono tutte le teiere di mia mamma, la sua collezione. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.